Allora, Ciappaglia, Sempre. Acquolinti presente, acqua fredda, Sì. bravi, Presente. Ceccotti, Motori, Papini, Presente. Parpaglioni. Assente, la sostituisco io. Buttarazzi. Non c'è, non c'è. Cicini. Presente. Iorio. Presente. Migliori. Eccomi. A posto. Allora, il primo punto all'ordine del giorno era la mozione presentata dal consigliere Acquorinti. Se la vuole illustrare la commissione, sì. Poi io magari intervengo e lascio spazio poi agli interventi io, consiglieri. Brevemente, riguardo alla ciclabilità, nel senso che voi sapete, qui vedo insomma che ha avuto insomma, tutto il papier, insomma, noi approvammo, quindi noi qui mettiamo insomma, alcuni atti, date di liberazione, insomma, date e numeri di liberazioni sul piano quadro della ciclabilità, nel senso che vado a leggere così, insomma, magari il 24-3-2010 con deliberazione numero 87 della Giunta Capolina, a Capitolina viene approvato il piano quadro della ciclabilità, perché poi sarebbe passata l'Assemblea Capitolina. Il 14-12-2011 con deliberazione della Giunta Capitolina numero 400 si è costituita la cabina di regia per il coordinamento delle azioni dei soggetti coinvolti dello sviluppo della ciclabilità di Roma Capitale per l'attuazione appunto del piano quadro della ciclabilità. E quindi poi al 24-4-2012 invece con deliberazione numero 27 viene approvato in Assemblea Capitolina all'unanimità il piano quadro della ciclabilità e dove noi scriviamo in particolare nel punto 7 si dà chiaro indirizzo agli uffici capitolini e alle aziende coinvolte di consolidare e rafforzare il gruppo di lavoro sullo sviluppo della ciclabilità urbana, che vuol dire che al di là di tutti gli atti di deliberazione presso il Dipartimento, l'attuale Dipartimento Ambiente, è stato costituito appunto un ufficio preposto allo studio innanzitutto del piano quadro della ciclabilità e poi a tutta la fase successiva, perché il piano quadro della ciclabilità è generale, poi ovviamente vanno fatti ovviamente tutta la fase dei progetti successivi, progetti esecutivi che dovranno essere su cui dovranno essere lavorati. In alcuni casi ovviamente noi abbiamo già dei progetti, primi bozze di progetti per quanto riguarda la Roma Fiumicino, per intenderci la pista ciclabile sulla Roma Fiumicino, per fare alcune esercizi. Ora, il problema qual è in tutto questo? Che ad oggi noi registriamo che questo ufficio della ciclabilità è stato sospeso, sciolto ovviamente alla fine insomma, del mandato della consigliatura, della nuova consigliatura, ad oggi non è stato ricostituito. Ed è ovvio che noi di Sordoni chiediamo la ricostituzione di questo ufficio, un ufficio centrale ovviamente, perché inevitabilmente purtroppo i municipi ancora non hanno la possibilità insomma, di costruirne al loro interno nei vari uffici tecnici, ma comunque anche coordinandolo magari con i vari municipi, visto che poi il nostro sta raccogliendo varie proposte da parte dei cittadini, e anche integrandolo, perché poi, ripeto, c'è un piano generale su tutta Roma. Se poi ovviamente a questo piano, a parte i progetti esecutivi di quel piano, se poi ovviamente ci sono cittadini che propongono ulteriori aggiunte a quel piano, va coordinato col livello generale con quello che già c'è e magari integrandolo e aggiungendolo. Però è un lavoro che va fatto, nel senso che noi non capiamo per quale motivo ancora questo ufficio non sia stato costituito. E ovviamente, peraltro aggiungendo che era stato costituito nel Dipartimento Ambiente e non nel Dipartimento Mobilità, perché poi è anche una questione che riguarda mobilità, per una scelta molto chiara, perché ovviamente molte di queste competenze, molte di queste aree andavano in qualche modo a sovrapporsi e ad integrarsi con il Dipartimento Ambiente. Faccio un esempio per capirci: la pista ciclabile che stanno facendo su Monte Ciocci, San Filippo Neri. Quello è pista ciclabile e contemporaneamente parco lineare, che vuol dire che è un'area verde un'area verde con una pista ciclabile. È chiaro che quell'ufficio serviva anche nel lavoro, l'ufficio ha lavorato anche alla progettazione, insomma, soprattutto la parte finale di quei piani, e anche a rivedere alcune modifiche, che poi variazioni, varianti in corso d'opera di quel progetto, purtroppo che ci hanno fatto perdere un anno e mezzo ovviamente dalla chiusura dei lavori.
E ovviamente questo significa che presso il Dipartimento Ambiente questo ha significato che la gestione futura, la manutenzione possa essere gestita, perché poi c'è un problema di, purtroppo come c'è su tutto, ma soprattutto sulle piste ciclabili, c'è un problema di manutenzione e gestione ovviamente futura, perché è bello quando si inaugurano, poi però le cose vanno mantenute. Ed era un problema dell'amministrazione che si è posto, e ovviamente integrando questo ufficio sul Dipartimento Ambiente, cosa che non sarebbe stato possibile sul Dipartimento Mobilità, significava che creare piste ciclabili, in alcuni casi addirittura sovrapponendo le aree verdi e garantendoci a quel punto il servizio giardini o chi per suo, e comunque il Dipartimento Ambiente si prendeva in carico la possibilità di prendersi in carico poi la gestione, perlomeno la manutenzione, la gestione poteva anche essere data tramite bando a seconda poi di come si voleva gestire, ovviamente anche a privati, questa poi è una questione politica che deve scegliere la parte politica, però comunque perlomeno la manutenzione ordinaria e straordinaria al servizio, al Dipartimento Ambiente, cosa che il Dipartimento Mobilità poteva avere qualche difficoltà a effettuare una manutenzione successiva, ovviamente. Al di là di questo, ora, al di là di, però comunque di quale dipartimento un domani si deve verificare, deve essere preso costituito questo ufficio, però è la cosa fondamentale, questa è un'altra decisione che deve prendere un sindaco, non suoi assessori, nella sua totale autonomia. Però ovviamente comunque sia il punto centrale che deve essere ricostituito solamente questo gruppo di lavoro, questo ufficio specifico su questa cosa, tanto più se deve diventare ovviamente una questione centrale per un'amministrazione. Quindi era semplicemente, insomma, ed è chiaro che noi lo stiamo facendo su tutti i municipi questa cosa, bene che i presidenti dei municipi, soprattutto un municipio come il nostro che sta facendo un lavoro poi, insomma, di rapporto con i cittadini e di proposte di nuove piste ciclabili, è bene che si faccia carico ovviamente di far presente ovviamente al sindaco e ai suoi assessori che è necessario ovviamente ricostituire. Posso chiedere cortesemente di leggere la mozione? Sì. Allora, facciamo il foglio. Allora, premesso che abbiamo visto tutte le deliberazioni. Valutato che la redazione del piano quadro della ciclabilità è stata impostata su una serie di criteri informatori. A. Il principio secondo cui l'inquinamento e l'ingentabilità automobilistica sono causa di patologie ormai diffuse nel corpo sociale e procurano alla collettività un costo diretto pari a punti di prodotto interno lordo. B. Il principio secondo cui è necessario riqualificare l'ambiente urbano, naturale e antropico attraverso la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico. C. Il principio di garanzia di efficientamento dell'accessibilità per tutte le classi sociali e in particolare per le utenze deboli alle risorse offerte dal territorio urbano quale fattore sostanziale di equità sociale in grado di produrre istruzione, salute pubblica, lavoro, emancipazione e promozione sociale. D. Il principio di integrazione del sistema della ciclabilità nel quadro di riferimento esistente, sistema ambientale, sistema della mobilità, sistema insediativo, come riconosciuto nelle principali metropoli europee, che rende lo sviluppo della ciclabilità tassello fondamentale nel sistema di misure orientate alla riqualificazione e rivitalizzazione delle strade e delle piazze, al compattamento degli usi urbani, alla liberazione delle reti ecologiche di acqua e di spazi verdi. Valutato che il piano integra lo sviluppo delle infrastrutture viane ciclabili con lo sviluppo delle infrastrutture per la sosta delle biciclette e tutte le misure, le politiche e i servizi necessari allo sviluppo della ciclabilità urbana a Roma. Constatato che la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla revisione intermedia del libro bianco sui trasporti. Pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea, evidenziava la necessità di tenere. Di tenere in considerazione le modalità di spostamento non motorizzate, pedonale e ciclabile, come alternativa all'uso del veicolo individuale motorizzato, specificando che il problema della mobilità nelle aree urbane non deve essere affrontata solo con il trasporto pubblico collettivo, ma anche attraverso lo sviluppo della pedonabilità e della ciclabilità, che con deliberazione 249 del 17 maggio 2006 la Giunta Comunale ratificava la sottoscrizione di Harbor Committee, impegni sottoscritti in occasione della quarta conferenza europea delle città sostenibili, ispirare il futuro, tra cui figura l'impegno a incrementare la quota di spostamenti effettuati con i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta, che l'attuale sindaco di Roma, Ignazio Moreno, ritiene nelle sue linee programmatiche di fondamentale importanza lo sviluppo di un sistema alternativo all'automobile per la mobilità all'interno della città,
che il nostro territorio presenta una chiara vocazione allo sviluppo della ciclabilità con potenziali rimaste negli anni inespresse, previene insufficienti stanziamenti di fondi e per la mancanza di una continuativa opera di coordinamento tra vari municipi della città. Visto che il piano quadro della ciclabilità è oggi un allegato del piano regolatore generale di Roma, quindi inequivocabilmente uno strumento di governo del territorio, che per sviluppare la ciclabilità urbana con efficacia occorre definire un piano di indirizzo e di programmazione di tutte le azioni necessarie per lo sviluppo della ciclabilità nel Comune di Roma, tra cui i piani dei progetti esecutivi, tutto quello, che la nostra città necessita urgentemente di un adeguato gruppo di coordinamento per lo sviluppo della ciclabilità urbana, che tale coordinamento risulta dal 35/2013 ridotto ai minimi termini per via del mancato rinnovo dei contratti alle persone che in questi anni hanno svolto da lavoro, il Consiglio del Municipio, 14esimo, quindi ho sbagliato io, impegna il Presidente del Municipio ad attivarsi con urgenza presso il Sindaco di Roma Capitale affinché si proceda immediatamente alla ricostituzione di un adeguato gruppo di coordinamento per lo sviluppo della ciclabilità urbana, coinvolgendo tutti i municipi in un percorso di sintesi sulla tematica. Io farei un intervento, anche perché ho una proposta, e poi lascerei al dibattito i consiglieri. In realtà un riassunto del lavoro fatto, come già anticipato tu nella commissione. Nell'ordine del giorno del 24 settembre il protocollo è il 79825, del 27 settembre il protocollo 81167. La Commissione Urbanistica, Mobilità, Ambiente, Verdi e Parchi ha affrontato nell'ambito dello studio e dell'analisi del territorio il tema della ciclabilità, con l'obiettivo di creare una rete ciclabile per il municipio Roma 14 che mettesse in connessione tra loro i servizi e i centri di pubblico interesse presenti nel municipio e fungesse come proposta di mobilità alternativa sostenibile e efficace. La Commissione inoltre deliberava favorevolmente la messa in rete del sito, sul sito del municipio, un invito della cittadinanza per recepirne le proposte. Nell'invito si chiedeva ai cittadini di presentare idee progettuali relative al completamento, al raccordo, all'individuazione di piste itinerari ciclabili al fine di elaborare un vero e proprio piano di mobilità ciclabile. La Commissione prenderà visione dei progetti al termine della scadenza della presentazione fissato per il 21 ottobre, quindi è per questo che ancora non li abbiamo visionati in commissione. I progetti saranno valutati dalla presente commissione e presentati all'assessore all'ambiente Ivan Irrani, che fungerà da tramite presso il Dipartimento Mobilità. Questo perché ad una delle iniziative e d'accordi presi con, diciamo, da parte dell'assessore era presente un responsabile del Dipartimento Mobilità, quindi questa azione e valutazione avrà un seguito per la realizzazione degli stessi progetti. Si ricorda inoltre che l'assessorato all'ambiente di codesto municipio, in attuazione delle linee programmatiche, ha dato avvio all'iniziativa denominata Ciclo Municipio, che consiste nell'organizzare una serie di appuntamenti al fine di garantire il permanere di una tavola rotonda sulle strategie pratiche e sulle soluzioni per un municipio ciclabile, il cui primo incontro è avvenuto il 20 settembre. Propongo pertanto di trasformare la mozione in un atto di indirizzo della Commissione al fine di rafforzare l'indirizzo già dato, il lavoro cominciato in questa sede e per iniziativa dell'esecutivo nel nostro municipio. Questa è la mia proposta, premesso il lavoro già cominciato in Commissione, premesso il lavoro, diciamo, già cominciato dall'esecutivo e insomma data la mozione presentata. E lascio spazio a ulteriori interventi, se ce ne sono, anche per integrare eventualmente l'atto di indirizzo. Non penso all'indicazione del Presidente, perché a questo gli potevamo rispondere. Chiedo che la mozione venga trasformata in un atto di indirizzo della Commissione stessa, dato il lavoro già svolto dalla Commissione e dell'esecutivo, per rafforzare questo lavoro già cominciato, sì, che è in itinere. Consigliere Accoglienti faceva riferimento al gruppo di lavoro che era stato organizzato dalla precedente amministrazione proprio per valutare questa, diciamo, la messa in atto del piano quadro. È evidente che si tratta di un strumento operativo che si era dotato, diciamo, la precedente legislatura. Penso che noi siamo andati assolutamente in questa direzione, siamo d'accordo sulle linee programmatiche, condividiamo il testo e quindi l'impegno per favorire qualunque tipo di attività da svolgere. Lo possiamo tranquillamente quindi, sì. No, io pensavo addirittura che fosse riferimento ad una vera e propria, diciamo, presa di posizione sul lavoro svolto dalla precedente consigliatura, su una delibera fatta per
portare avanti il lavoro, però se era invece uno strumento, un gruppo di lavoro, penso che assolutamente si potesse accogliere favorevolmente, però diciamo sì, io anche sono d'accordo nel trasformarlo assolutamente per rafforzare proprio il lavoro che è stato svolto, sia dal punto di vista proprio diciamo deliberativo della precedente consigliatura anche, che anche il lavoro, del lavoro dei municipi. Assolutamente. Diciamo, rafforziamo il lavoro che stiamo svolgendo, magari trasformando così in linea di indirizzo più che mozione, se siete d'accordo, insomma, che già siamo impegnati e lo sappiamo tutti, insomma, su questo argomento, per cui va benissimo. Insomma. Per me va benissimo perché comunque le due cose non si escludono. Diciamo che questa mozione forse si poneva il problema di come fare poi a rendere esecutivi determinati progetti e determinate proposte, cioè visto che c'è un piano generale e all'interno del quale queste proposte si devono andare a inserire, magari costituendo anche variante, poi i singoli progetti per essere realizzati comunque devono essere dettagliati e quindi bisogna andare nello specifico, che ci sia un ufficio che lo faccia a livello centrale. Sì. Le premesse circostanziate che ha dato il consigliere a Corinti erano quelle, però la delibera era dell'impegno al consigliere, alla presidente Valerio Barletta, quindi in sostanza magari di ripristinare un gruppo di lavoro che però è un metodo del precedente governo, appunto, perché credo che non dipenda neanche dal presidente del municipio, c'è cioè una scelta che è a livello comunale, perché dovranno scegliere il sindaco, i vari dipartimenti, ricreare questo, se hanno l'intenzione di realizzare veramente il piano quadro della ciclabilità, di mettere su un ufficio che se ne occupi, se all'interno del Dipartimento Ambiente o Mobilità, quello che sia, lo valuteranno loro, anche perché ci sono delle piste ciclabili che magari sono nello stesso tempo parchi o attraversano a loro volta dei parchi, e ci sono delle piste ciclabili che invece sono semplicemente al lato delle strade, quindi poi l'allocazione dell'ufficio sarà una scelta credo organizzativa che non dipende da noi. Dobbiamo assicurare. Se ho capito bene, c'è un piano locale che hanno già affrontato la cosa con lui e dicevamo che nulla toglie che noi potremmo fare un indirizzo locale, abbiamo mandato al presidente, all'assessore, che dica ai nostri tecnici ogni volta se rimette mano alle strade del nostro municipio, ove possibile, se disegna una riga che dice questo è lo spazio destinato alle biciclette, che vorrebbe dire tanto o nulla, è un segnale che tu dici, oh, se passi qui con la bicicletta, se non altro se ti mettono sotto, no? Che ti vengono addosso, tu c'hai ragione perché abbiamo disegnato uno spazio a te dedicato, così come tante altre proposte. Poi, dopodomani, non oggi, più dopodomani che oggi sicuramente, se vorrai il problema di inquadrare questa nostra azione locale e un'azione complessiva della città, cioè se fa la pista ciclabile che arriva fino a Monte Ciocci, devi sapere se poi quella giù si congiunge con qualche altra cosa che è dell'altro municipio o se muore là. Così come se arrivi da quest'altra parte sulla pista ciclopedonale, adesso a Santa Maria Verità e dopodomani a Palmarola, o vai verso la Giustiniana, devi sapere il Corventesimo con l'altra parte della città se prosegue o meno. Allora, per quest'altra cosa non può non esserci, come dice l'ufficio centrale di coordinamento, che era quello che avevo messo in piedi. Fermo restando che la situazione come Roma è quella che è, quella che ha trovato, quella che conosciamo, che potrebbe benissimo decidere il sindaco, così come ha abolito il decoro urbano, affidandolo direttamente alle competenze di un dipartimento, benissimo, il problema è faccia come gli pare. No? Si organizzi come meglio ritiene, ci faccia sapere prima o poi che cosa può fare, visto che tutto gli si può dire al sindaco, meno che non dia l'esempio di quello che può fare, no? Lui vorrebbe mandare tutti in bicicletta, è il primo che ce l'ha, qualcuno ci ironizza pure, però insomma mi sembra che sia conseguenziale, no? Lo fa pure, per cui io non ho motivo di immaginare che lui non pensi seriamente di intervenire sulla possibilità. Però se lo devo dire, io mi pare, non mi ricordo se io ho detto a Fulvio, perché le volte mi sfuggono le cose, le penso ma non le dico, questa casuale non dovrebbe essere oggi una mozione che impegna il Presidente a fare qualcosa, dovrebbe essere una interpellanza al Sindaco chiedendogli se mi sembra o meno il caso di ricostituire o organizzare una struttura centrale, siccome il Municipio ha nelle proprie competenze, in virtù dello Statuto e del Regolamento del Decentramento, di
tramite risoluzione interpellare direttamente il sindaco, senza sembrare che debba passare tutto per il presidente, che vuole dimostrare la colpa fosse sua, se poi il sindaco no, non ha premuto abbastanza. Se interpella direttamente il sindaco per sapere, e il sindaco è obbligato entro 60 giorni a darci cortesemente la rispostina, se intende o meno ripristinare o sostituire con altra struttura più snella, più articolata, più, no, più rispondente alle esigenze del suo quadro della città, in modo da mettere in condizione il municipio, questa è la sostanza, di poter relazionare la propria, il proprio intervento edificabile con quelli dei municipi limitrofi, perché poi per noi soprattutto quello, no? Andiamo verso il 18, facciamo la pista di Torresina, arriva, andiamo, arriva sotto la valle, vabbè, poi la valle che succede se il ciclista oppure non il ciclista, quindi io che decido una volta prendere la bicicletta, se so che da lì vado da qualche altra parte, magari ci vado più volentieri che se devo arrivare in fondo e poi torno indietro, no? Per cui credo che si possa anche rimandare la cosa, cioè se va avanti sul piano nostro, e poi siccome se al momento di aver predisposto un nostro piano, che potremmo pure allegare all'interrogazione che si fa il sindaco ancora non ha provveduto, no, di sua iniziativa, perché lo sapranno pure loro che c'era questo ufficio e che va comunque ricostituito o va sostituito con qualche altra cosa per dargli seguito, perché sono atti dell'amministrazione, o gli annulli o gli dà seguito, perché chi arriva non eredita nulla, se sa che ha ereditato qualcosa o la sostituisce o l'annulla o la potenzia, comunque la prende e c'è qualche altra cosa, però potremmo anche decidere che si aspetta un po', siamo avanti sul quadro locale e poi avuto il quadro locale, scusa, adesso ci dici, no? Di qua noi penseremmo che questo dovrebbe finire da sta parte, lì dovrebbe collegarsi con quest'altra, credo che in questo senso si potrebbe andare, se no politicamente un'opposizione potrebbe dire a noi ci interessa sapere che per sindaco facciamo questa interpellanza, no? E ce la bocciate, ma non è questo l'atteggiamento nostro, siamo estremamente, come si dice, positivi in questo, lavoriamo. Io fermo restando che l'esigenza che ha posto a Corinti chiaramente è motivata, perché è ovvio che avere una struttura di livello centrale sicuramente è necessaria, anche come diceva adesso Milioni, però visto già il lavoro che è stato messo in piedi, io sono favorevole alla proposta del Presidente, comunque trasformare questa mozione, come si diceva, in un atto di indirizzo proprio del nostro, e poi eventualmente successivamente, qualora al di là del lavoro che noi riusciamo a dare come indirizzo non avessimo risposte dal centro in tempi ancora, diciamo, come dire, ragionevoli, allora portare nuovamente un'interpellanza oppure portare direttamente o coinvolgere anche direttamente il presidente nostro del municipio oppure fare di nuovo un'interpellanza. Io potrei, vogliamo, certo, le proposte finiscono un vicolo cieco. Ecco, no, dicevo, però siccome tra l'altro mi sembra che sia la proposta di mozione di Fulvio sia la proposta del presidente, mi sembra che comunque remino tutte più o meno nella stessa direzione, comunque come intento poi di portare la ciclabilità all'interno del municipio, non vedo nulla di male appunto a trasformarlo in un atto, eventualmente poi riprendere da qui a 2 o 3 mesi quello che sarà, che mentre lavoriamo su questo tema, trasformarlo anche successivamente. Ma anche perché, voglio dire, se noi seguiamo quello che è il tracciato del piano quadro, e poi onestamente la riconosco, insomma, io l'ho visto, tutti gli allegati, insomma, è un progetto articolato, fatto con criterio, e ci sono già pervenuti, diciamo, in sede centrale, forse faceva Corinti riferimento proprio a questo tipo di lavoro, tutte i tracciati previsti dai municipi, tra cui anche il nostro, ce l'ho qui, che vanno a finire in un piano integrato di ciclabilità con tanto di prospettiva al termine di, no, di un futuro, entro il 2020 questo piano dovrebbe essere realizzato. Quindi se noi percorriamo esattamente questo tracciato con le ulteriori proposte che arriveranno, siamo in grado di preparare un documento e aggiornare quello che già c'è, perché il lavoro è stato già fatto. Certo, credo che il sindaco è legittimo che l'aggiorni, ed è pure legittimo che ne faccia tesoro e veda quello che è già stato fatto, che ricomincia da capo.
quindi direi c'è che una insomma, città di sì, poi, a proposito l'hai ritrovato il dischetto poi tu? Ancora, sto cercando. Di... che? Lo sto ancora cercando ancora no di cosa? No, sì, avevamo la... il dischetto tutto il piano quadro della ciclabilità pubblicato sul sito del comune volta. Ci sono tutte le mappe, tutti i generali, vari settori del comune. Pure la parte nostra soltanto, quella là, è divisa per il municipio, quella del comune. Tutto il piano. C'è tutto. No, no, così perché noi l'avevamo fatto per tutti i consiglieri, l'aveva copiato Giancarlo. Però la scorsa volta io avevo portato il cartaceo, senza... però mi c'era punta la carta, io sono un interesse, sono qua, è pubblicato sul sito del comune. Vabbè, ma se sei cioè, se si trova là, che i tracciati previsti. E ovviamente c'è per esempio Sperani che è stato inserito nel capitolato di lavoro, ovviamente perché era previsto. Praticamente quello che ci hanno mandato sta pure sul sito. Sì. Che sta sul sito va bene così per forza. Non è riportato, però per forza di cose è inserito anche perché è stato modificato il progetto in funzione del capitolato. E poi c'è la raffigurazione di tutti i tracciati su pianta di tutti i quadranti, compreso il nostro, l'ovest, che vanno si vanno a intermodare con i progetti presentati agli altri municipi, insomma. Quindi il lavoro già c'è effettivamente, quindi proseguiamo su questo, lo integriamo. E... sono il consigliere Modoni, vi dico per la registrazione. Sono anch'io d'accordo con il fatto di trasformare questa mozione in un atto di indirizzo, è un intervento, un documento che si aggiunge a quello che già il lavoro della Commissione e assieme all'assessore Errani stanno portando avanti, tra l'altro la necessità di un gruppo organico che coordini i diversi territori e le diverse istituzioni che intervengono nella realizzazione e nella gestione futura dei tracciati è un'esigenza già riscontrata anche proprio per esempio per il parco lineare Montemario Monte Ciocci, nel quale ci si è resi conto che praticamente le varie istituzioni fino ad oggi avevano poco o niente dialogato tra loro, tanto da non rendersi conto che mancavano alcuni allacci particolari, alcune installazioni. Quindi è assolutamente opportuno che ci sia un lavoro di coordinamento, quindi non ho ragione per ritenere che questo gruppo istituito, che ora è forse depotenziato, ma che venga addirittura smantellato o non reintegrato nel personale, questo dipende ovviamente dalle disponibilità che l'amministrazione avrà per far fronte a queste esigenze, però ritengo che quella mozione sia un documento assolutamente in linea con l'attività della Giunta, della Commissione, quindi approvo la proposta del Presidente di trasformarla in un atto di indirizzo. Credo che siamo tutti favorevoli per la trasformazione. Sì, sì, nell'immediato pure io sono d'accordo, ho detto sì. Casomai da qui a qualche mese da parte del sindaco non arrivi nessuna notizia, potremmo interpellare e sapere che può fare, però come si dice, o c'è il bilancio, c'è in altre faccende affaccendato, dammi il tempo. La prossima. Tu Fulvio che sei il proponente, che sta sì, bene? Sì, passiamo un'altra argomento allora. Sì. Secondo argomento all'ordine del giorno era la nota dell'assessore Errani, però non trovo il cartaceo tra la posta. Se cortesemente lo puoi stampare così certo, diamo lettura. O altrimenti se lo trovi tu. Era sulla questione dell'efficientamento energetico e rispettivamente alla squadra di scuola che era la Chiodi. Forse no. Sì, no, ma è arrivato il protocollato. Sì, è arrivato da sopra. Gli anni... Se vogliono Francesca, se no se gli viene il protocollo lo sa. Cioè, il protocollo, se lo riesce a stampare, anche perché lo alleghiamo al verbale, vabbè, sì. Lo puoi allegare anche dopo. Che se mi dici il protocollo lo stampa al volo. Francesca, se no io faccio stampata lei, se la faccio ecco. C'è. È uscito fuori. Allora. Oggetto, nota sulla partecipazione del municipio Roma 14 Montemario al bando 4FES Lazio 2007-2013.
asse secondo attività 1, efficienza energetica ed energia da fonti rinnovabili. Con la presente, in riferimento a quanto in oggetto, per opportuna conoscenza, sono a inviarvi una nota circa la partecipazione del nostro municipio al bando sopracitato. Come ben sapete, la scelta delle strutture insistenti nel municipio Roma 14, che potevano essere inserite in una lista di edifici pubblici oggetto degli interventi di efficientamento energetico proposti dal bando, è stata demandata a codesta commissione, la quale, dopo aver valutato diverse opzioni, ha dato facoltà al sottoscritto di individuare quella che più rispondesse ai criteri di qualità, necessità e entità individuati dalla Call for Proposal. A tali criteri ci si è ispirati volgendo l'attenzione agli edifici scolastici particolarmente sofferenti dal punto di vista strutturale e di tenuta energetica e termica nel nostro municipio, individuando come situazione più rispondente a tali indicazioni un progetto sostituzione totale degli infissi dell'Istituto Comprensivo Romeo Chiodi, sito in via Piano 15. Come da procedura è stato demandato all'OT del municipio Roma 14 di produrre le schede informative necessarie e di inviarle al Dipartimento competente di Roma Capitale per la formulazione ufficiale della proposta di partecipazione al bando. La tempistica è stata rispettata poiché l'OT ha prodotto e inviato la documentazione necessaria alla partecipazione al bando il giorno venerdì 20 settembre. Alla data odierna siamo in attesa di un riscontro. Se fosse positivo, si concretizzerà nella richiesta da parte della Regione Lazio di produzione di documentazione più dettagliata circa i costi dell'intervento entro le ore 12 del giorno 15 novembre. Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, vi porgo i cordiali saluti e vi auguro buon lavoro. L'assessore all'ambiente Ivan Errani, vicepresidente. E questo è quanto per il bando di efficientamento. Ci sono interventi in merito a questo, nel senso l'assessore doveva partecipare la scorsa volta e si era sovrapposto a un altro impegno che riguardava il servizio giardini e quindi ha inviato la nota. Se ci sono interventi, altrimenti passerei al secondo ordine del giorno, anche in merito a richieste da fare, o se basta la nota inviata. No, io semplicemente volevo chiedere come mai, fermo restando che comunque va benissimo l'individuazione perché l'ha fatta l'ufficio tecnico, credo, sì, sulla base delle disposizioni, come mai era stata presentata soltanto una candidatura, cioè solo la scuola Chiodi, perché il bando prevedeva la possibilità di presentare, cioè non metteva un limite al numero di progetti. E sulla base di quell'elenco sempre solito di edifici municipali che hanno bisogno di vari interventi, la Chiodi non è l'unica che ha bisogno della sostituzione delle finestre. E quindi ce ne c'è per esempio la scuola, faccio per dire quella di Montarsiccio, che c'è ancora i vetri, quelli senza vetrocamera, quindi quelli sottili che sono pericolosi, quindi oltre che un fatto energetico lì c'è proprio in molte scuole questa necessità di sostituire gli infissi. Quindi chiedevo se era possibile capire come mai proprio tra le varie scuole la Chiodi, o comunque perché era stata l'unica, non era stato invece aggiunto, vista la possibilità che su Roma ci sono 7 milioni di euro, è vero che siamo 15 municipi, però 500 mila euro, magari un 2-3 scuole, meglio abbondare, come si dice, le avrei proposte, quindi questo è il mio chiarimento. Ci sono altri interventi? Importante per dire che dubito che con i fondi a disposizione ci si possa fare più interventi. Non era un limite del bando. Non era un limite del bando, diciamo che il bando lasciava la possibilità di individuare anche più edifici, non uno solo e non solo scolastici, che poi giustamente noi in commissione abbiamo deciso di dare la priorità alle scuole perché sappiamo che le scuole sono in condizioni molto precari, quindi abbiamo più o meno dato l'indicazione anche in linea con quello che avevamo deciso. Ci sono 15 municipi con le scuole e c'è stato tutto il patrimonio del Comune di Roma che è oggetto di intervento, per cui se ti fanno la scuola dire grazie, perché non sono anche sicuro se ci facciano quella, se devo essere serio. Per questo dico, magari potevamo tentare di proporre anche, che ne so, un altro tipo. No, l'assessore quando era stato invitato non conoscevamo neanche che era la Chiodi, la scuola destinata per l'intervento. Mi ha risposto, io ho comunicato verbalmente alla commissione che era stata individuata la Chiodi proprio da Luotti.
Quindi la nota credo che sia stata inviata sulla base della richiesta di intervenire in commissione per dare comunicazioni e aggiornamenti a tutti i membri. Io riporto questa domanda all'assessore e sicuramente risponderà in meglio. Perché io avevo capito che, però questo è quanto mi risulta, poi ecco magari averne conferma, che l'ufficio tecnico avesse risposto che sulla Chiodi c'era il progetto esecutivo, mentre su altre scuole non c'era, sì. Però il progetto esecutivo era richiesto per il decreto del fare, mentre per il bando PORFES Lazio non era richiesto il progetto esecutivo, bisognava solo fare una segnalazione compilando delle schede, per cui potevamo pure mettere 20 scuole in cui c'è bisogno, che ne so, non c'era un criterio di priorità come per esempio nel decreto del fare sull'amianto o la necessità di avere già a disposizione un progetto esecutivo che fosse già cantierabile. Io credo che fa tutti gli infissi a Chiodi 500.000 euro quanto bastano. Non so. Se che mi sbaglio. No, perché sempre da quell'elenco mi pare che dell'ufficio tecnico per la sostituzione di, adesso purtroppo qui non ce l'ho, però per la sostituzione degli infissi fossero previsti per la Chiodi 170.000 euro. Ho detto, quando se li fai infissi e che sono nuovo col sistema è un altro discorso di soldi che ha pensato il tecchio per dare aggiustata agli infissi. È stato un rifacimento totale di infissi. Poi, comunque, no. Invece di ipotizzare ci possiamo sempre appunto, questo sto dicendo, noi chiediamo un approfondimento così vediamo l'ufficio tecnico che ci risponde. Va bene. Se non ci sono altri interventi su questi, passiamo all'ordine del terzo punto. Ok, sì, era stata inviata, anzi vuoi esporla tu, chiedo al consigliere Ciattaglia di esporre la... È stata protocollata in segreteria del Presidente una richiesta da parte di alcuni cittadini che hanno raccolto 240 firme per la realizzazione di un'area cani all'interno del Santa Maria della Pietà. Io vi leggo il testo, poi l'originale magari lo prendiamo, lo acquisiamo dalla segreteria. I sottoscritti cittadini residenti del suddetto municipio, specificatamente da Largo Millesimo a Piazza Guadalupe, essendo amanti di nofili e frequentatori del parco del Santa Maria della Pietà, non avendo un luogo dove poter liberare dai guinzagli e far correre liberi i propri amici senza che diano fastidio ad altre persone, chiedono alla signoria vostra un interessamento per un'area attrezzata per cani dentro il parco suddetto, spazio tra l'altro già esistente in altre zone del nostro municipio, assicuro il vostro interessamento, facciamo gli istinti saluti. E poi c'è chiaramente l'elenco nella versione originale di tutte le firme dei cittadini che hanno sottoscritto. La prendiamo, la acquisiamo come richiesta e valuteremo, il Presidente è già al corrente di questa richiesta, quindi se avete dei suggerimenti o delle osservazioni da fare, però insomma valuteremo come poter evadere eventualmente questo tipo di richiesta, allora ci sarà la possibilità di farlo all'interno del Santuario della Pietà. Chiedono proprio dentro? Sì, un'area recintata, attrezzata per cani. Io credo che il parco non so che sia comunque anche vincolato, quindi anche come disegno dei sentieri, alberature, sì, non so se all'interno di questi vincoli è possibile verificare la fattibilità proprio tecnica. Non è che c'è stato un vincolo a non metterci l'aria ai cani, No, non mettere l'aria ai cani, però proprio le piantumazioni, i sentieri, le cose. Cioè, io questo dico, vediamo la fattibilità proprio nell'interno del Santa Maria Pietà, non ho detto che non si può accogliere, ho detto da valutare dove va. È stato ormai accettato lo tempore e poi ribadito che l'aria esterna ai padiglioni sono del Comune di Roma, tant'è che poi interventato l'ha fatto il Dipartimento con tutte le mutature. L'aria cani, visto che una volta che entrano così non vanno a dar fastidio all'altri, obbligherebbe pure loro a tenere dentro l'aria cani, per cui l'aria che sta dietro il padiglione 32 e dietro il 31, che spesso viene utilizzata per fare, noi abbiamo utilizzato 3-4 volte per fare delle manifestazioni dei cani, quell'area lì che è abbastanza delocalizzata rispetto a tutto il resto, potrebbe, è abbastanza ampia, perché poi quelli dei cani lamentano il fatto quando sono piccoli che sono costretti a tenere i cani fuori, perché poi dentro se no si azzannano, perché c'è basta uno che si agita, loro lamentano che pure l'area cani è lì parcano a bracci, loro già stanno fuori perché se entrano in quattro cani lì dentro è troppo piccola, è il primo che si agita, diciamo, è possibile. La usano anche come scusante,
però in effetti forse hanno ragione, per cui siccome quella lì è abbastanza grande, tutta quell'area lì si potrebbe vedere che andate a fare solo un luogo e verificare. Sostanzialmente io esprimo il parere, non sono contrario, anzi no, non sono contrario, io sono favorevole. Io personalmente acquisirei e andrei proprio, come avete detto, a fare uno studio, a vedere dove e come si può fare, se si può fare. E direi che quella linea giusta è troppo lontana rispetto all'ingresso, qua scusa che ogni volta che li vedi fuori ti dicono che stanno all'aria. Io procederei, c'è qualche altro intervento? Sì, no, una cosa. Se sei zitto, io non lo sapete o fossi contrario? Silenzio. Ecco, un'aggiunta che poi peraltro è stata parzialmente già fatta, va evidenziata che le aree esterne ai padiglioni, come lo diceva giustamente Alfredo, ovviamente sono di proprietà del Comune di Roma. Dico questo perché negli anni scorsi, fino a poco tempo fa, ovviamente per ogni questione, per ogni cosa che venisse fatta sulle aree esterne a Padiglioni e interne a Sant'Andrea Pietà, la ASL pretendeva ovviamente qualsiasi tipo di dare autorizzazioni. Beh, io credo che insomma, anche avendo visionato la vecchia convenzione, è vero che è scaduta, ma insomma comunque c'è ancora quella convenzione fra l'ASL, quindi Regione Lazio, e Comune di Roma, Dipartimento Ambiente, quelle aree sono di proprietà del Comune di Roma, quindi il Comune è tenuto a fare qualsiasi, anche una serie di interventi senza dover richiedere per forza di cosa l'autorizzazione nulla osta della ASL. Quindi questo era un piccola aggiunta, diciamo così, polemica, diciamo un po' polemica, perché credo che quindi bene fare le verifiche, insomma, se ci sono dei vincoli, per carità di Dio, sicuramente ci sono, vincoli ci stanno in quell'area, i vincoli più che altro sono in tendenza ai beni architettonici, più che altro sui padiglioni, insomma, non tanto sull'esterno, però questo va verificato. Mi è venuto un dubbio, che è una cosa che avevo pensato, che lì vicino però c'è sta l'Antea, deve verificare quanto sta lontano da l'Antea, perché però sì, che sta dicendo i menali terminali, cioè, però dopodiché ovviamente può essere interessato tranquillamente, sì, anche un altro tutti i cani a fianco, forse non è sulla base dell'eleganza, ovviamente sulla base di quello che si, scordato, quello che si dice, può essere tranquillamente coinvolto il Dipartimento Ambiente sulla questione, insomma, ripeto, senza autorizzazione non siamo venuti a chiedere autorizzazione però all'ASTRA, perché quella è roba del promotore del Comune di Roma, quindi ci vorrebbe una piccola. Consigliere Moroni. Sì, allora va bene, acquisiamo la richiesta dei cittadini. Io rimanderei un approfondito esame di quello che è l'area, non tanto per dover chiedere dei permessi alla ASL, che non mi interessano, quanto per verificare la possibilità di collocare quest'area, che, per la quale sicuramente c'è un giudizio di massima favorevole, anche in considerazione del progetto di pedonalizzazione dell'intero parco, per cui fare in modo che quest'area venga collocata in maniera, diciamo così, organica con tutto il resto della progettazione, ovviamente in tempi molto rapidi, molto brevi, ma la cosa potrebbe anche essere funzionale ad un inizio di pedonalizzazione, quindi per me va bene, rinviamo a una ulteriore seduta, ancora avremo la planimetria del Santa Maria della Pietà e potremo esaminare un pochino meglio dove individuare l'area, magari anche convocando se possibile qualcuno, un portavoce, cioè di questi cittadini, perché magari l'area l'hanno già individuata loro, quella che potrebbe essere un'area idonea per le loro esigenze, se non l'avessero individuata la individuiamo noi, però se per caso ci fosse già un'idea, un'area di cani di fatto che loro hanno già individuato, potrebbe essere utile un confronto con loro. Sono finiti gli interventi? La commissione delibera in tal senso, cioè si procede a verifiche, a ulteriori accertamenti per diciamo valutare la fattibilità dell'area cani all'interno del Santa Maria della Pietà. Richiesta e questo è il terzo ordine, punto all'ordine del giorno. Il quarto punto all'ordine del giorno era aggiornamenti. Allora, sono pervenute in commissione la scorsa volta i progetti di pedonalizzazione. E qualche consigliere mi è stato riferito, aveva anche fatto presente che in realtà erano molti di più quelli che dovevano pervenire, cioè che c'erano dei cittadini che avevano intenzioni, credo la consigliera Buttarazzi aveva sollevato la questione, dove
probabilmente c'erano anche altri progetti. Dato che il termine... Ma io avevo detto che c'era pure quello di Piazza Accoccia che aveva già chiesto alla provincia. Quelli di Piazza Accoccia sono sicuro che l'hanno mandato a noi e alla provincia. Allora, noi gli abbiamo dato l'ok perché loro si aspettavano i fondi dalla provincia. Per cui, dato se hanno visto il coso, potrebbero riproporlo. Dato che il termine di presentazione era breve, anche perché comunque sia siamo partiti in via sperimentale con questa richiesta di recepire i progetti, quindi non potevamo, diciamo, stabilire un termine più lungo, io propongo che gli ulteriori progetti di pedonalizzazione pervengano in commissione tramite i consiglieri, perché credo che voi già ne siete a conoscenza, quindi se le prossime volte riuscite a portare in commissione, diciamo, i progetti mancanti di cui i cittadini già avevano fatto presente, con quelli invece pervenuti già in commissione tramite l'ufficio protocollo, mi comporterei in questa maniera, manderei una lettera per ringraziare i cittadini del contributo e li inviterei anche a partecipare, diciamo, in seguito per dare ulteriori contributi rispetto a quel progetto, e li sottoporrei all'esame della commissione, anche perché tra i vari criteri, oltre all'individuazione delle aree, avevamo stabilito che effettivamente bisognava valutare il progetto anche dal punto di vista della ricollocazione dei parcheggi e risistemazione della viabilità diciamo locale a fronte del progetto di pedonalizzazione. Se ci sono ulteriori interventi anche in relazione ai progetti pervenuti, che credo siano qui, sì, sono allegati al verbale di lunedì scorso, adesso lo riceverete. Ah, quelli c'erano tutti? Poi quelli pervenuti dall'ufficio protocollo, quelli protocollati dai cittadini. Che era via Millesimo, eh? Era via Millesimo e Ponderano. Erano due. Però ripeto, i progetti che non sono pervenuti in commissione tramite l'ufficio protocollo possono pervenire in commissione brevi mani. Li alleghiamo alla prossima. Sì, sì. La prossima. E, consigliere Ciattaglia, stavi intervenendo, no? No, come dire, appunto erano stati allegati al verbale, quindi se c'erano delle osservazioni già, insomma, di prepararci con eventuali interventi magari già alla prossima commissione, in modo tale che portiamo avanti il lavoro su questi due progetti intanto che sono pervenuti, insomma. Sì, quindi allora entro lunedì anche quegli altri dei consiglieri che mancano, cioè, i progetti. Se riusciamo a raccoglierli il prima possibile, sì, è meglio. Lunedì, giovedì massimo. Della prossima settimana. No, perché sennò andiamo avanti, magari iniziamo il lavoro e poi... Sì, assolutamente. E, c'è qualche altro intervento su questo? No. Allora, riteniamo che eventuali integrazioni a questi progetti li presentiamo noi, magari. Sì, sì. Questi ovviamente li prendono come acquisiti, li valutiamo ora in commissione, nel senso che li mettiamo all'ordine del giorno. Io con questo assolutamente. Sì, facciamo un ordine del giorno specifico, li valutiamo, vediamo come procede, anche perché ringrazieremo questi cittadini, magari li coinvolgiamo, li invitiamo nella seduta della commissione quando eventualmente quando già ne abbiamo preso visione. Abbiamo già raccolto tutti gli altri progetti ne abbiamo preso visione. Va bene. Invece Monte Ciocci? Allora, non è all'ordine del giorno di oggi, io ho partecipato a un incontro della commissione comunale, commissione ambiente al comune, e ho programmato un ordine del giorno solo su Monte Ciocci, con vari interventi anche da parte delle associazioni che già ne hanno fatto richiesta di poter partecipare qua. Quindi appena diciamo. Tu chiedo perché me l'aveva detto cosa Oddo. Dice mandati per la sì, me l'ha detto il consigliere Oddo anche a me, però io non ho fissato ancora l'informazione perché comunque il processo è in via di sviluppi e quindi da un giorno abbiamo tutte le carte in mano. C'era una cosa sul problema di via quello del Peschiera di cui abbiamo parlato l'altra volta e su cui faremo, immagino, quindi un problema sulla mobilità, un sopralluogo, perché quindi abbiamo deciso l'altra volta e credo sia opportuno.
Solo una cosa, ho letto il verbale l'altra volta, solo una parola di chiarimento, che la proposta era di monitorare, di sensibilizzare, come correttamente scritto, l'ATAC, e questo cercherei di farlo il prima possibile, troviamo la forma per usufruire correttamente della piazzola di sosta, anche se provvisoria al momento, posto che poi in seguito potremmo vedere di spostarla, ma spostarla significa, l'altra volta si era parlato, lo spostamento del benzinaio, la realizzazione di una piazzola migliore. Volevo soltanto dire, non la proposta di sopprimerla, che quella è una proposta, è una fermata strategica, però eliminare il problema, che l'altra volta avevo detto, sopprimerla l'ha detto la persona che stava dietro di me, poi è stato fatto un intervento di Andrea che diceva che no, quella è una fermata importante eccetera, io ho detto in estrema razio, perché lì praticamente quella fermata blocca tutto un quadrante, tra l'altro c'è lo stesso problema al ritorno, quindi ecco, volevo dire se è possibile sensibilizzare al più presto l'ATAC affinché possa parzialmente risolvere. Io è vero che abbiamo detto di fare il monitoraggio in loco, se c'è la possibilità la prossima volta anche di proiettare dei video che sono stati realizzati negli ultimi mesi su questo, forse evitiamo il monitoraggio in loco della Commissione, perché sono delle cose evidenti che non permettono ai cittadini di fruire della sede, quindi a tutto danno del trasporto pubblico. Del trasporto pubblico, del trasporto in auto e anche dell'ambiente, perché macchine che sono ferme lì per mezz'ora tutte le mattine provocano un disastro ambientale, forse troppo, però una maggiore smog eccetera eccetera, quindi la cosa fondamentale è quella di una migliore gestione di quella piazzola. Ecco, non sopprimerla, però spostarla, quello indubbiamente spostarla vuol dire 10 metri prima, possibilmente usufruendo dello spazio attualmente del benzinaio, che ci sono delle difficoltà, immagino, per lo spostamento e tutto, però quello è strategico per tutto il quadrante, quindi il chiarimento è nella sensibilizzazione su questo problema, che è fondamentale, ripeto, non perché di problemi di... Te l'avevo accennato, c'è una proposta concreta. Del benzinaio, infatti non ne avevi parlato. No, quella che avevo detto del 446, l'avete scritta, allora quella si può prendere da sola. No, allora questa cosa non è l'ordine del giorno, credo di aver capito che il consigliere Acquafredda chiedeva una integrazione, rettifica al verbale precedente, dove si era sostanzialmente lui chiede di riportare il suo intervento riguardo alla maggiore sensibilizzazione dell'ATAC circa la fermata, non la soppressione della fermata come sembrava risultasse dal verbale, quanto piuttosto lo spostamento. Questo comunque sarà oggetto di un ordine del giorno specifico dedicato proprio a... No, l'ho premesso, non era l'ordine del giorno, e se ne riparlerà faremo un monitoraggio. Nel verbale magari riportiamo la richiesta di rettifica rispetto alla dichiarazione che era riportata. Sopprimerla di spostare. Il vale era lo spanto, quello di lunedì, quello di giovedì scorso. Perché tu dici perché gira? Se gira di qua e si ferma da questo propone di sopprimerla, che scusate, consigliere Modoni. Allora, scusate, io dico che ci siamo dati una regola con la capigruppo, che è quella che i verbali non si modificano. Non si leggono all'esito della non si modifica quello siamo precedente, tutti, si integra quello successivo. Siamo tutti,
ammessi alla possibilità di cambiare idea o di precisare meglio un pensiero che è stato, che c'è venuto male la volta precedente. Quindi se c'è da fare una precisazione del proprio pensiero, ma correggere il verbale su delle cose che sono risultate, anche perché molto c'è scritto nel verbale precedente, c'è scritto provato. Propone di sopprimerla anche considerando l'eventualità dello spostamento della verbale, quindi c'è una maggiore, cioè già non ho chiesto di correggere il verbale, no, anche perché non si può fare, ha precisato, non si può fare, perché è un problema molto sentito da perfetto. Io se non ci sono altri interventi chiuderei, perché abbiamo concluso gli ordini del giorno, scusate, la metà della commissione.